l'ho rovinata subito. Ciao Ricky. Ciao Anto. Bentrovato. Abbiamo passato una buona estate. Sì, assolutamente. Cosa ti ricorda il tuo essere bambino e l'estate? Guarda. No. No. Big Bubble, amici. Questo non è un product placement, eh? Nessuno di noi prende soldi per fare pubblicità al Big Bubble. Preferisci cheesecake? Perché guarda che quest'anno c'è la cheesecake. Vuoi proprio il classico? Questo è proprio... è questo. Per me il Big Bubble, chiudo gli occhi, Big Bubble, questo. Esatto. Allora, viola. Il gioco consiste nel metterseli in bocca a tutti e vedere. Allora, se... a novembre io devo andare dal dentista, ok? Perché mi devo rifare una corona. Oh, vado a Dio, cosa stiamo facendo adesso? Prima dell'estate ho detto, guarda, adesso c'è un po' di... ci torniamo a novembre. E poi... E te lo dentista vai? Mi ha anche detto... Mi raccomando, non pestarci troppo, perché... ti devo mettere una cosa. Ma... ti dirò, l'ultimo inizia ad essere complicato, Sì. Senti come... una sorta di un tunnel. Però da bambino, solo l'idea di poter fare sta roba, non lo so, Anto, secondo me c'è qualcosa che non va, che non è corretto nell'utilizzo di questi charingumi, questo vabbè non... comunque non è male. Io non riesco a controllare un bel applauso per al nostro ospite, al nostro ospite Marco Mazzotti. Ciao. Cosa sto guardando io? Cosa sto vedendo? Sono Marco Mazzotti, insegno il corso di educazione degli adulti qua al Tognolo. Non nasco educatore, sono un ingegnere. Sei un ingegnere, cosa pensi del sottomarino che si è accartocciato a 3500 metri di profondità? Penso che è una bella disgrazia. Una bella disgrazia. Qual è l'obiettivo, secondo te, del tuo corso universitario? Dovrebbe servire per unire un po' di puntini, ecco. L'obiettivo è quello di guardare la vita della persona non patologizzandola obbligatoriamente, cosa che spesso capita giustamente in una scuola come questa, ma guardandola con un respiro un po' più ampio, vedendo anche che certe cose cambiano nella vita dall'infanzia all'adultità, se possiamo chiamarla così, perché no, alla vecchiaia, e comprendere un attimo che cos'è che cambia, cos'è che resta uguale, in che senso possiamo parlare di un'adultità differente come metodo d'apprendimento e quindi anche di educazione rispetto a un'infanzia, a un'adolescenza e così via. Adulto, questo termine, cosa riporta, cosa suona? Questo termine è un errore, questo è interessante. Oggi lo consideriamo un errore. È il participio passato del verbo adolesco in latino, che è lo stesso verbo del termine adolescente, solo che adolescente è participio presente, colui che sta crescendo. L'adulto è participio passato, colui che è cresciuto. Già la differenza tra questi due termini, utilizzare questi due termini come facciamo normalmente, è una scelta azzardata. Cioè vuol dire che prima si cresce, s'apprende, apprendimento sappiamo è legato a cambiamento, quindi prima si cambia, hai tutto il diritto di cambiare finché sei nell'età teen, diciamo così. Dopodiché da adulto basta, sei cambiato, sei cresciuto, hai appreso. E quindi questo denuncia un po' una visione abbastanza rigida. L'adulto non cresce più, non apprende più, quello che poteva fare l'ha fatto. Secondo Freud, ai primi 5-6 anni, no? Decidiamo tutto della vita, quello che ti capita e quello che fai, ecco, quello è eccessivo, però anche arrivare a dire dopo l'adolescenza basta, la persona che hai costruito è quella, non lo so, è azzardato, ecco, se non altro. È un po' arbitrario. Oggi è quasi rischioso dire così. E come si cambia? Per non morire. Per non morire. Sì. Apprendendo. L'apprendimento è la strada maestra del cambiamento. In che modo si può apprendere da adulto? Questa è la vera domanda del corso che insegno. Se un adulto può apprendere. Ma io dico di sì. Sì, dico di sì. Anch'io dico di sì. Anch'io dico di sì. Però capire il come è un po' diverso. Cioè, ad esempio,
i sacri testi che tagliano con l'accetta un po' tutto e bisogna prenderli con le pinze, diciamo così, li sfumiamo, però dicono che mentre un bambino apprende perché è desideroso di sentirsi dire che bravo, non ha la più pallida idea se studiare la rivoluzione francese in terza elementare, ho sparato, non so se studia, gli servirà nella vita o no, però la studia perché la maestra gli insegna e se fa bene gli scrive bravissimo, a miei tempi si scriveva bravissimo sul quaderno, poi non so se... L'adulto apprende diversamente. In teoria i sacri testi dicono che l'adulto tende ad apprendere non una roba che non sa se gli servirà. La sua prontezza nell'apprendimento è legata a qualcosa di cui ha una buona consapevolezza. Ma forse perché diventa più individualista, più attento agli sprechi, cioè nel senso, è proprio una cosa... Nella testa ha uno spazio, sì, devo usare sì, massimo sì, quello. Sì, cioè nel senso, diventa più ottimizzante, si dice ottimizzante, ottimizzatore. Può essere, interessante, può essere. Diciamo che in generale ha una consapevolezza di sé maggiore, o almeno dovrebbe averla, e ha alcuni obiettivi nella vita molto concreti. Assumo questa competenza in più, quindi apprendo, questa cosa mi cambia, che so, nel team building, in azienda, perché? Perché questo mi permette di fare uno scatto dello stipendio. E se gli si insegna qualcosa o se vuole apprendere qualcosa che non ha un riscontro, non dico un riscontro pratico, ma un riscontro autentico, effettivo, operativo nella propria vita, l'adulto tende a imparare un po' meno, volentieri, ecco. Dovrebbe apprendere ad apprendere. Non è una... si può dire supercazzola? Vabbè, non è una supercazzola. È molto interessante. Cioè, se lui apprende che in ogni situazione della vita può apprendere qualcosa, ha in mano il passepartout. Cioè, se trova la chiave per cui ogni situazione della vita può essere una fonte di cambiamento e quindi di apprendimento, è fatta. Quello sarebbe stupendo. È uno degli obiettivi della formazione permanente. Apprendo, aprendo... Bello, questa te la rubo, la uso. Questa, Anto, se posso, te la rubo e la uso a lezione. Aprendo la chiave, le porte dell'apprendimento. Bellissimo. Adesso Anto la va a depositare in SIAE al volo. Arca miseria. Perché essendo un adulto ha bisogno di avere un fine, quindi da questo prestito deve lucrare. Per lo Stato, proprio burocraticamente, quando è che una persona adulta? Hai 18 anni. È una delle quattro dimensioni dell'adultità, quando si vuol fare una vivisezione becera che non serve a nulla, però la facciamo. Sì, 18 anni. E le altre dimensioni quali sono? Quella psicologica, relazionale, quindi una persona capace di responsabilità, diciamo così. Quella biologica, una persona capace di riprodursi. Secondo te qual è la dimensione che fatica di più ad arrivare nel 2024? La responsabilità. La responsabilità, secondo me, che significa capacità di rispondere, quindi la persona abile a rispondere di quello che fa, significa trarne delle conseguenze. E trarne delle conseguenze significa, adesso sarò depressivo, scusatemi, però quasi sempre perdere. Perdere un vantaggio, perdere la possibilità della spensieratezza, perdere una cosa che potevo fare, perdere l'innocenza, no? È davvero la capacità di reggere l'ansia della perdita. L'adulto perde. Ed è bello che perda. Perché lo fa? Perché guadagna qualcun altro. Dovrebbe farlo per questo. L'adulto è quello che sa farsi da parte perché qualcun altro cresca. E questa per me è la definizione di responsabilità. Però ragazzi, dura, almeno per me è durissima questa roba qua. Secondo me tira il sacco a tutti. Si dice tira il sacco o solo in Romagna da me? Si dice. Non l'ho mai sentito. Mi tira il sacco è un modo alternativo per dire... Ma di dove sei? Ravenna, Bagnacavallo di Ravenna. Bellissimo. Il comune più bello d'Italia. La piadina, sottile o gonfia? Gonfia. Ok. Sottile da altre parti. Sempre romagnola. Non bisogna arrivare fino a Bologna per avere la piadina sottile, ma da altre parti. La piadina di Ravenna, che è la vera piadina, perché la Romagna è Ravenna, è gonfia. Eccolo qua. Lo senti? Allora, è arrivato il grande momento della nostra immancabile rubrica. Vorrei dirvi che so benissimo cos'è, perché questo vorrebbe dire che ho guardato tutte le puntate del Tonio. Beh, ma sei bravi. E dobbiamo dare un titolo alla nostra rubrica di oggi, che è... Ci pensa Marco. Perdiamo insieme. Devo aprirlo. Bellissimo. Ah, vai. Certo. Occhio! Ma è proprio vero che gli adulti sono educabili? Sì.
Stavo anche pensando all'idea, a livello di società, alle richieste, no? Che la società ti fa e ti rimanda rispetto alla tua collocazione. Quindi sei un adulto, di conseguenza devi essere così, no? Devi rientrare in queste richieste, no? Parli del ruolo dell'adulto, ruolo per definizione è ciò che è lecito che gli altri si aspettino da te. Dal punto di vista sociale, il grande cambiamento l'abbiamo attorno agli anni 60-70, prima, diciamo così, dagli anni, anche fino agli anni, fine anni 50, il figlio di operaio faceva l'operaio e moriva operaio. Figlio del dottore, molto probabilmente faceva il dottore e moriva dottore, no? Questa rigidità sociale viene fortemente criticata, bla bla bla, la foto storica è questa. Oggi si parla moltissimo, e secondo me con una buona dose di verità, anche se della crisi dell'adulto, no? Si parla di crisi giovanile, ma chi parla di crisi giovanile è andato troppo dal parrucchiere a fare dei pettegolezzi, cioè più che crisi giovanile bisogna parlare di crisi dell'adulto, che non sa più che cosa gli è richiesto. È la contropartita probabilmente dell'aver rinunciato a una linea di destino comune, come dicevi. Uno lotta per avere una grande libertà di scelta, che credo sia una lotta correttissima, giusta, sì. Ma poi bisogna gestire il mare di libertà che va a creare un immobilismo poi atavico nelle persone, una crisi, perché posso fare troppe cose, quindi non ne faccio nessuna. Ricalcati parla del principio di Telemaco, il complesso di Telemaco, cioè del figlio che cerca un padre, cioè cerca qualcuno che abbia una forma di stabilità che non è rigidità, però una forma di stabilità e che gli possa indicare qual è il galateo della vita. Quando parlo di crisi dell'adulto, la prima immagine che ho in mente, quando andavo in discoteca, quando avevo l'amoroso, quindi siamo nel paleolitico, di vedere accanto ai ventenni i genitori cinquantenni, ma che non erano andati a prenderli in discoteca, erano uguali a loro in discoteca, vestiti uguali, che probabilmente ci provavano con le stesse ragazze. Scusa, dove andavi a ballare? Andavo alle Indie, Milano Marittima alle Indie. Vero, mi ero già scordato che sei di Ravenna. Poi all'epoca, stiamo parlando vero del paleolitico, ragazzi, una vita fa. E questa cosa è un po', boh, a me sembrava spaventosa. Adesso anche qualche strumento in più per giudicarla è effettivamente spaventosa. E non è quello il padre, l'adulto di cui ha bisogno per essere educato un giovane. Mi veniva da dire che non riescono a gestire libertà. Ma libertà è bellissimo. Come diceva Frankl, se sulla costa est degli Stati Uniti c'è la statua della libertà, diceva, mi auguro che prima o poi sulla costa ovest costruisca una statua della responsabilità. Perché l'una senza l'altra è follia. Un educatore con gli adulti, quale attenzioni deve avere rispetto a bambini e ragazzi? Tante. Un adulto deve essere in maniera assolutamente particolare protagonista del suo apprendimento. Dovrebbe essere autonomo. Se tu gli togli l'autonomia, crolla tutto. Per questo in andragogia, in educazione degli adulti, si prende in prestito un termine di Rogers che diceva che più che docenti sarebbe meglio parlare di facilitatori dell'apprendimento. È un accompagnatore, uno che si mette di lato all'adulto che apprende per agevolargli, metterlo in condizione di apprendere il più facilmente possibile. Ma non sono io un docente che ti fa apprendere. Sei tu, motivazione, diciamo prima, motivazione intrinseca, che apprendi. Altrimenti l'adulto col suo banchettino, la sua seggiolina, che vede un docente, non un facilitatore dell'apprendimento, che arriva e dice il corso sarà così e cosà, sarete esaminati così e cosà, cosa fa? Rigredisce. E non è detto in maniera adattiva, probabilmente disadattiva. Regredisce a studente, banco di scuola, penna. E questo può essere un impedimento all'apprendimento. Assolutamente, questa domanda si potrebbe rispondere anche con questo antico detto di mia nonna, concordiese, che dice «Pire melon, i galli so stagione». La pera e il melone, ognuno ha la sua stagione. Però direi che andiamo con un'altra domanda. La narrazione ha un ruolo importante nella crescita dei bambini, ma può essere utile anche per gli adulti. In che modo raccontare le proprie esperienze può aiutare a elaborare il passato e a guardare al futuro? Come possiamo utilizzare la narrazione della nostra vita quotidiana? È possibile che narrare ci aiuti a diventare adulti? Questo l'ha scritto uno. Allora, amici da casa, io tutte le puntate, noi ve lo ripetiamo. Voi, cioè, se c'è scritto di mandare una domanda, voi non dovete fare adesso quale vogliamo rispondere? A quale vogliamo rispondere? La narrazione è un esporre dei fatti, sensazioni, vissuti interiori, percezioni,
Però la narrazione, di più che l'esposizione, ha in sé insito il principio della connessione logico-cronologica, il risultato dello sforzo almeno primordiale di dare un senso. E questa è il primo vero, la prima vera utilità della narrazione in sé. Caro diario, ieri ti ho detto che. Ieri ti ho detto che significa che io sto già ricordando quello che ho detto ieri e lo sto connettendo con una logica a quello che ti sto per dire oggi. E c'è una cosa che a me appassiona moltissimo nell'esposizione, ma stiamo prendendo una tangente, ma pazienza, nella narrazione di sé, che è il fatto che la persona mostra sempre la luna, e cioè mi presenta un lato chiaro e un lato oscuro. Un lato chiaro è quello che pensa di mostrare, però sta mostrando anche un lato dietro, che può essere la chiave perché in realtà possa elaborare quel fatto, quell'esperienza vissuta in un altro modo. Adesso sono stato un po' ambiguo e strano, ma non scenderò nello specifico, però è... Quindi la risposta... Sì, è fondamentale. Ah, grande, andiamo avanti con... Come adulto cosa posso fare per sentirmi sempre nel cambiamento? Come lavorare sulla consapevolezza? Anche qui due domande. Cioè, almeno prova una virgola. Almeno visivamente, poi sembra un ordinato, una subordinata, e uno cerca di... Provate a chiedere un punto interrogativo, non una domanda proprio. Sempre nel cambiamento, sapete che è una frase che a primo acchito me fa paura. C'è un po' stancante, potrebbe essere. Porca vacca. Ci sono autori che dicono, e secondo me in maniera molto realistica, che la vita di una persona e dell'adulto è un'alternanza di momenti di stasi e di cambiamento. E grazie a Dio. Cioè, altrimenti... si esce fuori di anche testa, anche perché io magari con te domani voglio andare a vedere Beetlejuice il remake, poi tu nella notte cambi e mi dici non mi interessa più, ma io ho già preso i biglietti. Certo, no, il cambiamento continuo. Ci vediamo alle 3, no, sono cambiato, ci vediamo alle 4. Per essere adulto, per essere malleabile al cambiamento e quindi all'apprendimento, direi che si può individuare una motivazione intrinseca profonda, cercarla, rafforzarla, custodirla. La domanda più difficile del mondo è cosa desideri, secondo me, perché essere felici non è una risposta, è un optional, speriamo, giusto, però non è il senso. Essere sempre giovani. Che brutto. Davvero vorresti essere sempre giovane? No, stavo pensando l'adulto... Che cosa vorrebbe? Allora, trovi la lampada col genio, no? Cosa sfreghi, non esce, sfreghi meglio, esce. Tre desideri, cosa gli chiedi? Desideri infiniti, ma questo non si può. E quello era il grande trucco. Il grande trucco che hanno pacciato, non si può più. Chiedere di essere sempre giovani si può dire che è una merda. Madonna, tutte le volte dover uscire, tutte le volte essere sempre all'altezza del gruppo sociale. Vero? Mamma mia. Cioè, è una roba che deve essere un incubo. Mamma mia. Fuori c'è un graffito. Avete presente di quell'alieno, di quel meme dell'alieno in Star Wars che dice It's Trap? Mm-hmm. È una trappola. Sì. E c'è quello stilizzato e di fianco c'è non diventare adulto, it's a trap. E quello che dici mi ricorda tantissimo uno slogan che spesso noi adulti, gli adulti, dicono ai più giovani, che è resta giovane. Mi raccomando, goditi la vita, perché poi? Ma a furia di sto slogan, ma chi è che vuol diventare adulto? A furia di sentirselo da quando uno ha 12 anni. Però a me piacerebbe poter dire, ma guarda che avere 30 anni, provare a capire il proprio lavoro, che direzione prende, è vero, mette ansia, ma è una figata. Sei padrone della tua vita. Ma tutti i media ti dicono di no. Bravi. Ma come fai a contrastare uno tsunami di media che hanno interesse che tu resti attaccato al bene di consumo come un Peter Pan qualsiasi? Perfetto, te la rubo. Questo tsunami di pubblicità sui beni di consumo, te la rubo. C'è una vecchia pubblicità dei chewing gum e lo slogan era Chew before it's too late. No? Mastica prima che sia troppo tardi, e ce n'erano diverse versioni. Una bellissima era la meteora che sta arrivando a schiantarsi sulla terra. Vero. Il tipo che mangiava il chewing gum e si metteva lì con la mazza da baseball ad aspettarla. L'ho vista, sì. Tu quando fai lezione cerchi di spiegare ai ragazzi il tipo di contaminazione che si sta vivendo, il tipo di deriva che si sta attuando, e sei come quel tizio con la mazza da baseball che sta cercando di mandare indietro la meteora. Me la segno, questa è bella da far vedere, ti ringrazio. Allora Marco, grazie mille per essere grazie stato con noi, è stata una conversazione interessantissima, illuminante e piena veramente di tanti spunti. Se lo dite voi, grazie, a me è piaciuto. Ma anche a me. Sì, e poi ne approfitto, prendo solo un secondo, scusa Lia, vieni con la telecamera di qua, vieni, scusami, prendimi per favore. Iscrivetevi al canale IG Tognolo, @IG Tognolo.
Grazie ancora, Marco. Grazie a voi. Buona giornata. A voi.